La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei erano chiuse, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore. Poi disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, sono loro rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti». Un saluto a tutti voi, un grazie di cuore per essere qui in questa mia chiesa parrocchiale di Santa Maria di Caravaggio, nella zona Ponte di Pietra a Pavia. Siamo qui nella chiesa e davanti ad una tela rappresentante la Pentecoste. Siamo alla vigilia della solennità della Pentecoste, ci stiamo preparando a vivere la messa vigiliare. Mi sembrava bene iniziare questo nostro breve dialogo partendo da questa icona, possiamo definirla così. La cosa strana che notiamo in questa tela rappresentante il giorno della Pentecoste è che qui troviamo Maria con i 12 apostoli. Una cosa che sappiamo tutti che Giuda il giorno del Venerdì Santo aveva lasciato il gruppo, quindi nella Pentecoste non era ancora stato sostituito. Come mai l'autore ha messo un personaggio del dodicesimo? Noi tutti l'abbiamo sempre interpretato in questo modo, che in quella Pentecoste c'eravamo anche noi. Quel dodicesimo apostolo, di cui non si sa il nome, siamo tutti noi. Per dire che la festa della Pentecoste è una festa che ci appartiene, ci riguarda. Allora è bello sapere che in quel momento preciso della storia della Chiesa noi eravamo già presenti e Dio già ci guardava. Certamente guardando oggi questa tela ci viene spontaneo dire: questo è il nostro momento, perché sappiamo che nella Chiesa, nell'esperienza cristiana, non si vive di passato, ma tutto diventa presente alla luce di Cristo. Allora oggi è il nostro tempo, questo è il mondo che ci appartiene. Allora, quel dodicesimo apostolo rappresenta tutti noi. Ma allora, oggi, che cosa ci viene chiesto? Allora io vi faccio riferimento a due espressioni che ho trovato in questi giorni e che vorrei poi condividere con la mia comunità. Un'espressione dice: inizia il tempo della creatività cristiana. Leggiamo anche in questo contesto dell'epidemia che ha devastato l'Italia e il mondo, però certamente lo Spirito sta suscitando qualcosa nel cuore di ciascuno di noi. Inizia il tempo della creatività cristiana. Se questo è il mio tempo, se in questo momento il Signore si rivolge a me, questa festa mi appartiene, allora che cosa mi chiede il Signore? Allora io vorrei dire a me e a tutti: mettiamoci in questo clima di ascolto e di attesa. Lasciamo che lo Spirito Santo, che è nel cuore di ciascuno di noi, possa lavorare, possa suscitare interrogativi, domande, ma anche una capacità di leggere il contesto presente per dire: ma a te che cosa viene richiesto? In questo momento io non do la risposta, perché è un discorso che riguarda ciascuno di noi personalmente, poi ciascuno di noi attraverso la preghiera, l'ascolto, la confessione, la direzione spirituale si lascerà aiutare a capire, però certamente questo è il nostro momento. C'è un'altra espressione che in questi giorni domina la mia vita sacerdotale e che vorrei riproporre anche alla mia comunità, proprio anche alla luce di questa bellissima immagine: questo è il tempo della scelta. È vero, si dice, non sarà più come prima. È uno slogan che ormai gira in tutta l'Italia e il mondo. Non sarà più come prima.
però certamente dobbiamo porci in questo atteggiamento. Qualcosa di nuovo sta nascendo. È il tempo della scelta, ma tu, dentro questo contesto, che cosa vuoi fare? Perché rischi di dire: terminato il tutto, ritorniamo come prima, riprendiamo le nostre abitudini, i nostri contesti, le nostre situazioni. No, il tempo della scelta vuol dire c'è qualcosa di nuovo che sta nascendo. E tu come ti poni di fronte alla volontà di Dio? E poi da ultimo c'è un'altra espressione che io vorrei consegnare in questa solennità della Pentecoste, che dice così: è l'ora di messaggi e di scelte essenziali. Fare meno per fare meglio e per dare di più. Forse abbiamo bisogno di uscire un po' da questo culto dell'apparenza, il fatto di dire voglio farmi vedere, e il dire ma che cosa è importante per la vita? Fare meno per fare meglio, per dare di più. Forse abbiamo bisogno anche di recuperare quello che ciascuno è veramente, perché è vero, noi provenivamo da un'esperienza in cui si guardava più al fare che all'essere, c'era più il culto dell'apparenza che dell'essenzialità. Questa pandemia ci ha riportati un po' alle cose concrete, semplici, all'originalità della nostra vita e della nostra esperienza cristiana. E allora sono domande che dobbiamo porci, sono interrogativi che devo continuamente fare riferimento. Soprattutto direi adesso tocca a noi, non possiamo demandare a domani ciò che tocca a noi, ma perché abbiamo anche un compito di responsabilità nei confronti del futuro. Allora io vorrei proprio chiedere allo Spirito Santo che ci aiuti in questa liturgia vigiliare. Domani nel giorno della messa del giorno troveremo questa espressione: vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ne abbiamo bisogno, cioè che Dio veramente purifichi, susciti, riscaldi, animi, ma che ciascuno di noi soprattutto comprenda di essere amato e che il Signore ancora oggi si fida di me, di te, di noi e su di noi porta avanti la sua storia di salvezza, che è una storia di amore. Se la vivremo così sarà una bella Pentecoste, pur ancora in un clima di incertezza, di paura, ci sono ancora alcune limitazioni, però se la vivremo in questo modo sarà veramente una bella solennità, soprattutto potrebbe coincidere con questa fase seconda, che è la fase della ripresa, la fase delle scelte e delle decisioni. E l'estate può essere l'occasione per far emergere tutto quello che siamo, per dire: Signore, io ti offro tutto quello che so e che sono, fa di me quello che vuoi. A tutti auguro una bella solennità di Pentecoste e un bel cammino insieme, e ringraziamo Dio per tutto quello che ci sta donando.